Salve amici della taverna e benvenuti in questo nuovissimo episodio dopo un pochettino che non ne portavamo. Da come un anno sempre minchia, già passato. Che battuta di merda. Come Gozio ubriaco a Capodanno che te lo dice: è da un anno che non ci si vede. Ma era un minuto fa. Vabbè, niente, come avete sentito e si può vedere, c'è questa novità della nuova la nuova scheda audio barra mixer barra come lo volete chiamare, che appunto c'è questa canzoncina già messa di loro e tante cosine in questi tastini che sono colorati. Ma perché noi siamo professional. Però un giorno in quel tastino ci sarà la nostra sigla personalizzata. Beh, ci può stare, ci può stare. Un giorno ci sarà, quando sapremo come farla. Beh, ragazzuoli, allora com'è andata? Come sono andate le feste, gli internati in casa? Perché ma non possiamo fare altro. Sei mangiato abbastanza, anche troppo. Sì, eh? Purtroppo tutti i giorni sembra una festa ormai. Non so perché, forse perché siamo sopravvissuti. Abbiamo completato il tutorial. Guarda, c'è una maglietta che mi sarebbe piaciuto comprare, non so se c'è ancora su Pumpkin. Quale? Quella Gamers Tavern? Oh, il nostro acquirente! Vero, perché sapete, no, che ovviamente in descrizione ci sono tutti i link importanti, come anche il canale Twitch di Dylan, che è Gamers Tavern. E niente, hanno fatto questa maglietta con il loro logo. E io per ora sono stato il loro supporter numero uno e l'ho comprata. Eccola, guarda, però il tessuto è molto buono, è molto buono, no, il ma tessuto. Infatti, allora, noi prima di commercializzarla abbiamo ovviamente ordinato dei campioni per provarla, a vedere la qualità e tutto. E ti dico, non credevo, non l'avrei mai detto. E invece mi sono trovato bene come tessuto e anche come stampa. Sì, sembra un tessuto caldo a toccarlo. Sì. Poi non so se è proprio effettivamente... È un po', non so se le hai mai comprate, che ne ho qualcuna, come le maglie di Pumpkin. Per esempio la maglia che ho di Stranger Things di Pumpkin è lo stesso identico tessuto, tendente City. Un po' al caldo. Pumpkin City. Madonna. Parlando di Pumpkin City, Every Eye ha parlato di Odyssey. Ah sì? Sì? E che hanno detto di bello? Hanno praticamente parlato della nuova di come sarà un po' gestito, di cosa si potrà fare, qualcosina in più sulla parte FPS. Okay. E comunque loro faranno... Ora, questa cosa non l'ho ben capita, se effettivamente in ogni pianeta potrai andarci a piedi. Ora, per chi non sapesse magari chi è Elite Dangerous, è una sottospecie di Star Citizen, visto che probabilmente Star Citizen è più conosciuto. Però è dal 2005, che è ci lavorano dal 2005, ed è pieno di roba. E niente, te guidi la tua nave, però è tutto concentrato sulla nave. Con l'espansione Horizon hanno messo che te puoi andare sul pianeta puoi atterrare sul pianeta e andare col tuo rover. E poi fai missioni, ci sono le varie alleanze, vedete quale livellare. Quindi grazie all'aumento della reputazione puoi comprare nuove navi. Puoi fare missioni un po' più fighe. Sì. Poi puoi fare quello che vuoi, puoi essere un pirata, puoi aiutare, puoi trasportare la gente, fare il taxi e fargli vedere posti belli, puoi fare l'esploratore, puoi fare un sacco di cose. È come disse, secondo me, il buon David, il World of Warcraft dei giochi spaziali. Esatto, è vero. Con, secondo me, rispetto a WoW, che magari WoW magari non lo necessita, magari qualche features in più per il roleplay. Sì. Quindi tanta roba, raga, ve lo consigliamo Elite Dangerous. Anzi, se proprio volete iniziare ad appassionarvi
al gioco io vi consiglio vivamente una cloche, perché lo sto giocando con la parte ieri, anzi mi scusi Bongippo se ieri non c'era. Ah già, ma ieri era domenica poi, cioè io non c'avevo ormai, io ho perso comunque. Ho finito di studiare a Luna del Mattino, come vedete sono tappezzato di fogli, perché ho esami a destra e manca, perché la vita è bella. E no, comunque vi consiglio di giocare vivamente con una cloche, perché è di un'immersività pazzesca. Soprattutto di giocarlo. E soprattutto di giocarlo, punto. Ha sacco di cose, perché poi te puoi modificare le cose della tua nave, come anche su Star Citizen, comunque puoi modificare le armi. Puoi fare anche il minatore, perché ci sono gli anelli dei pianeti. Cioè, che volevi dire? Io e tipo abbiamo delle storie bellissime di ore intense passate a non trovare nulla. Cazzo, soprattutto ora, perché prima era molto facile minare, c'era il diamante, il Lothian Pratu Diamond, che c'era questo sistema dove c'erano, funziona così, c'è l'anello del pianeta e scannerizzi l'anello e ci appaiono questi hotspot, si chiamano, sono questi cerchi colorati che ti dice che cosa ci puoi trovare lì. E c'erano questi tre punti di diamanti, tutti messi uno sopra l'altro, e praticamente nel centro c'era più concentrazione di diamanti. Allora andavi al centro e te ti farmavi in 30 minuti con la Python, la nave che con cui ho iniziato a minare, a 128 di cargo, se te lo facevi pieno, in quel sistema era pieno di fleet carrier, che sono le navi da commercio, quelle giganti dei player, e che loro la ricompravano a 1 milione, anche 1 milione e 2 ogni uno. Quindi erano più di 128 milioni, anche in 30 minuti si andava bene, perché il diamante aveva due tipi di, anche tre, di minate, diciamo. Quello con le fessure, ovvero sì, te spari tipo la dinamite e poi esplode il, come si chiama? L'asteroide. Okay. Esplode l'asteroide. E poi rilascia i pezzi di diamanti e poi comunque delle superfici, dei cumuli in superficie da far esplodere con l'abrasion blaster. E poi c'è il subsurface, che te lanci tipo un drill, va lì, drilla e poi lo fai saltare, c'è un minigioco da fare, quei classici dove c'è... rilasciare il tasto quando la striscina è sul cosino. È che una meccanica che di solito nei survival, nei sandbox come il mining, è così semplice, così monotona anche da fare. Qua l'hanno resa complessa e comunque anche con più modi per approcciare a quel settore. Quindi la cosa è molto bella, perché non puoi dire... Al di là magari che non ti possa piacere minare e tutto, però non puoi dire ma noia e tutto. Ci sono tanti modi per farlo. Oddio, adesso no, vabbè, purtroppo no. Perché hanno nerfato un po' i soldi in quei anni. Io praticamente non avevo abusato di questa cosa perché pensavo fosse così, non so da quanto tempo c'era. E quindi poi ho fatto venire anche Dylan, l'ho un po' boostato con i soldi, gli minavo io e lui prendeva le cose. E quindi poi si è fatto i soldi e si è comprato anche, gli ho fatto prendere anche lui la Python, gli ho fatto spendere più di 80 milioni. In una botta sola, sì, e io sono partito che avevo 100.000 crediti, però... Tre giorni o due giorni dopo hanno nerfato Hanno nerfato, dopo anni che non è mai stato cambiato, hanno nerfato il mining, quindi... Legge di Marchi è approvata al 100%. Sì. Comunque, per quanto riguarda Odyssey, l'espansione che dovrà uscire, quella di cui si parlava all'inizio, secondo me sarà una cosa un po' come il rover, cioè tu hai la possibilità di andare su ogni pianeta, ok? Però ovviamente ci saranno i pianeti scarni, vuoti, deserti praticamente, e quelli che magari sono un pochettino più adibiti alle meccaniche in first person. Sì, ma io stavo pensando, effettivamente tutti quanti
Perché No, vabbè, tipo. già quelli gassosi non penso, già No, intendo vabbè. tutti quanti No. quelli dove puoi già cercare ora. Perché adesso, tipo, c'è il sistema Sol, che è il nostro sistema solare, che devi avere il permesso per poterci accedere. Ora, io non so sinceramente come ho fatto a prendere l'accesso, però mi è arrivato il messaggio che avevo l'accesso, probabilmente livellando la federazione, poi ti mollano direttamente l'accesso. E quindi poi sono Ok. andato sulla Terra, ma non ci puoi atterrare. Proprio, ma nemmeno entrare in atmosfera, come ti avvicini poi ti toglie dal super cruise e ciao. Secondo me il sistema Sol però è una cosa a parte, perché se avessero messo questa possibilità o avrebbero fatto una mezza cagata limitando le zone esplorabili sulla Terra, per esempio, o l'avrebbero fatta tutta, cioè, diciamo che abbastanza un Vabbè, sì. attimo difficoltosa la cosa. E la cosa l'amplio, l'espando anche per gli altri pianeti del sistema solare, perché comunque nell'anno in cui è ambientato Elite Dangerous abbiamo tutti la possibilità di fare viaggi interstellari. E quindi sicuramente pianeti come Marte o comunque anche stesso satelliti come la Luna saranno pieni di insediamenti umani. E non credo che quelli te li faccia visitare. Poi non so, Magari tu sei Oracon qui Odyssey andato a sarebbe Sol. bello. Sarebbe Sarebbe bello, figo. sarebbe bello. Non so tu che sei andato a Sol se magari sei riuscito ad atterrare su Marte, No, sulla non ci ho Luna. provato. Tipo la Terra, ho detto vabbè, c'è la Terra, vado sulla Terra. Sinceramente non ho provato gli altri, tipo la Luna o Marte. Però ora non so se ho ancora qui l'articolo perché parlavano appunto di queste cose. Che tipo ci saranno un'infinità di missioni da svolgere negli insediamenti e negli hub a gravità zero. Quindi è figa sta cosa. Insediamenti e negli hub a gravità zero. Ok, no, ci sta. Quindi credo tipo stazioni spaziali e. Oddio, stazioni spaziali. Effettivamente ci sono le stazioni spaziali, però penso. Delle No, sottospecie di magari. stazioncine, ma comunque Sì. sullo Magari delle spazio. mini stazioni che orbitano attorno a un pianeta. No, non sarebbe male. Come non sarebbe male altre due robine. A me non dispiacerebbe. Io ultimamente, ragazzi, ho ripreso No Man's Sky perché è diventato un capolavoro di gioco. Quindi anche lì, se qualcuno aveva in mente di giocarlo, ma gli faceva cagare ai tempi, adesso è stupendo. E c'è questa cosa che l'hanno fatta, diciamo, in onore a Dead Space. Poi a proposito di Dead Ah sì. Space, dopo vorrò dire un attimo due robine, Gico, che mi faranno Sono sicuro di cosa vuoi emozionare. parlare. Hanno fatto praticamente che sparse nel mondo di gioco ci sono queste navi commerciali abbandonate. E se tu ci entri, diventa Cavoli. un po' un horror, ok? Molto inquietante, anche un po' con la visuale in stile Dead Space. Quindi non mi dispiacerebbe, già che in Elite Dangerous gli alieni ci sono comunque, fare una robina del genere anche su Elite. Cioè, tu ti immagini beccarsi queste navi commerciali abbandonate o stazioni spaziali abbandonate, poterci entrare e avere un po' È quell'atmosfera vero, un po' sarebbe da ganzo che te magari cyberpunk. devi. Perché ci sono le missioni dove devi recuperare le black box. Sì. E sarebbe bello magari proprio recuperare una black box di una fleet carrier abbandonata, però che è stata assalita da alieni. E quindi all'interno ci sono gli alieni e te devi fare strada tra gli alieni per poi arrivare alla stanza della black box, eccetera. Cioè, così secondo me deve essere una figata. E altra cosa che lì a conferma anche tua, che ne parlammo qualche settimana fa, non mi dispiacerebbe che mettessero la possibilità, come c'è su Star Citizen, di esplorare la propria nave. Ah, allora questo no, però No, non lo comunque fanno. no, ma cioè non ora in Odyssey, però hanno detto Ah, no, scusa. comunque più avanti vorranno mettere anche questo perché hanno tante navi, anche lì risistemare tutte le navi No, e ci vuole vabbè, altro tempo, ci vuole. ci vuole tempo, però deve essere bello, sia per quelle piccoline, sia magari per una nave commerciale o cose del genere, deve essere molto figo.
Sì, decisamente. No, Poi no, quello aggiunge quell'immersività che appunto c'ha Star Citizen. è l'unico però che ora Sì. come ora do gioco. L'unico però, Sì. l'immersività che ti offre per quei 10 minuti che riesci a giocarlo senza No, crashare o allora, bug invalidanti. adesso è davvero un'ottima patch quella di ora di Star Citizen. Non mi è mai Ok. crashato il gioco, solo una volta è esploso il server, ma lì vabbè ci sta, tutti i giochi possono avere questo problema. Ok. E la nave non mi è più scomparsa mentre saltavo, mentre la guidavo. Ok. Buono. Solo che c'era sta cosa che mi ha fatto venire il latte ai coglioni, che ho comprato il mio roverino per minare. E mi hanno consigliato di minare questa cosa che l'adanite si chiama, questo minerale. E Ok. quindi l'ho minata, mi sono riempito il cargo sia di una tuta che ho comprato che di questo roverino. E niente, dopo che l'ho farmata, non la posso vendere da nessuna parte e nemmeno le raffinerie me lo accettano per raffinarlo. Infatti sono andato a Perché? vedere che utilizza tipo lo stesso sistema di Elite Dangerous, c'è cioè un sito dove ti scrivi la commodities, quindi la roba che te vuoi comprare o vendere, e ti dice in quale Il miglior stazione. acquirente, sì. Sì. Ok, figo. Nessuna ha l'adanite. Nessuna raffineria ti accetta più l'adanite. Non c'è proprio. È come se fosse stata eliminata, ma nel gioco c'è ancora. Cioè, è una... Ah, ok, Proprio. proprio è come se non esistesse, Sì. però hai la possibilità comunque di Sì. E raccoglierla a basta. caso. Sì. Quindi Ok. poi su Reddit c'era appunto che avevano questo stesso problema, non la potevano vendere. E uno ha detto: ma io veramente ho comprato una roba lì al trader, ho rivenduto Sì. quella roba e mi faceva poi rivendere il resto. Ho detto: vabbè, lo faccio anch'io. Compro della roba all'Orville. Solo che. Provo a rivenderla, non me la fa vendere. Dico, vabbè, meno male ne ho comprata poca. Dov'è che me l'ha Sì. messa sulla nave proprio davanti alla rampa? Quindi non posso nemmeno far salire il rover. Allora mi devo ritrovare la stazione che la compra, andare lì. Io credo aver speso più di 30.000 crediti per riavere la mia nave, perché ogni volta mi disconnettevo perché mi rompevo le No, ma ci credo. palle. E quindi io ho ancora quello scatolone gigante davanti alla rampa e il cargo pieno di roba che non posso vendere. Io mi chiedo se Star Citizen riuscirà mai ad essere un gioco quasi completo, funzionante, o che, come magari altri progetti che ha già fatto comunque lo sviluppatore di Star Citizen, venga abbandonato completamente in corso d'opera. No, perché non è che sarebbe proprio il massimo, eh. Però, No. boh, non lo so, io su Star Citizen avevo tanta speranza, tanta fiducia perché a me piaceva un sacco quel concept di gioco e perché Star Citizen, a differenza di Elite, punta proprio su, tra virgolette, realismo. Dico tra virgolette perché comunque sempre di fantascienza si parla, però è molto, molto, molto immersivo. E questa cosa mi piace veramente tanto. E vedere un gioco praticamente così, che ha un potenziale incredibile, ma lo sfrutta da far schifo, mi dà Eh fastidio. sì, infatti come. Soprattutto è da anni che poi è così, cioè. Davvero, sì. Ogni patch alla fine non cambiava nulla. E poi io No, spero infatti. che questa patch, questo DLC Odyssey, che faccia strizzare un po' il culetto a quelli di Star Citizen, perché almeno magari si mettano un po' al lavoro. Sì, Perché. potrebbe. Se ci tengono ancora, veramente, Sì. potrebbe mettergli un po' di pepe al culo, Perché davvero diciamo, per... l'ottima carta che ha Star Citizen è l'immersività. Se quella poi me raggiunge Elite Dangerous, anche se non sarà il suo fulcro, però pian piano magari raggiunge, allora si può dire definitivamente addio a Star Citizen, perché non ha Sì. nulla da offrire in più rispetto a, in questo caso, Elite, per esempio. Boh, speriamo, staremo a vedere adesso con Odyssey cosa succederà. Intanto comunque sono contento che questa patch che mi dicevi abbia sistemato comunque parecchi bug. Sì, che poi, Quindi... oddio, questa cosa di questo minerale non so se è un bug o
o era una cosa voluta, cioè che era perché ogni cargo pieno ti fai 220.000 crediti e ci puoi mettere anche 30 minuti a farli. Quindi te ogni volta ti spammi le cose perché scendi nel pianeta, ti crafti la cosa, ritorni o in orbita nella stazioncina o comunque mi pare che te la possa comprare anche dove lì sullo stesso pianeta, nella cosa a due passi, e quindi fai velocissimo, puoi fare milioni e milioni. Quindi magari l'hanno tolto per questo. C'è comunque un altro minerale che ti dà un poco più di 100.000 crediti a cargo pieno, che anche questo comunque non è male. No, Però, non è per niente male. cioè, se la devi proprio rimuovere dai traders, rimuovila anche proprio da poterla craftare, Sì, perché, cioè, da perché a poterla questo punto minare. è un oggetto completamente inutile nel gioco, quindi cioè, perché lasciarlo? Non ha senso, non Quindi ha ho perso assolutamente tempo. senso. Ma sempre parlando di spazio, comunque la scienza, come annunciai esattamente 10 minuti fa, mi piacerebbe approfondire con voi, anche con te Gippo, un po' questo Decaisto Protocol, che non so se hai visto il trailer della Sì, World Premiere di Game Awards, e allora, ok? se non mi sbaglio, comunque è sempre la Visceral. Sì, sotto altro nome, sotto Sì, altro però hanno nome. creato un nuovo studio, sostanzialmente, hanno fatto bene. Esatto. E qua poi ti dirò anche che hanno fatto benissimo, guarda, più lontani possibili dalla EA. Poi qua ti dirò qualche chicca che ho letto su un nuovo studio. Però sì, sono i creatori originali di Dead Space. Quindi E sono stracontento della cosa. ora non so se la chicca che vuoi dire è la stessa che sto per Vai. dire, che credo che sia una cosa dopo Dead Space, perché c'è scritto su una parete che Isaac è stato lì. Non è questa, io questa non la No. sapevo e adesso mi sta disturbando mentalmente perché è figa, ma perché va in contrasto con la chicca che ho letto io. Praticamente, l'azienda che hanno creato è una sussidiaria di chi c'è dietro agli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds, ok? Te lo ricordi il famoso PUBG, uno dei primissimi Battle Royale, Che ok? la Blue Hole, come si chiamano? Bravo, la Blue Hole, che non so se, mi sembra da quanto ho letto, non ne sono sicuro, che sia affiliata a un'altra azienda che ha queste sussidiarie qua, tra cui anche questa qua adesso di Dead Space. Tanto è vero che il mondo di gioco di The Callisto Protocol è ambientato nello stesso mondo di gioco di PlayerUnknown's Battlegrounds. E ti viene anche spiegato perché, oltre al fatto che ci sono all'interno del gioco dei riferimenti, però The Callisto Protocol è ambientato 300 anni dopo alla grande guerra che c'è in PlayerUnknown's Battlegrounds. È una cosa carina, cioè ci Però sta secondo me. è comunque su una luna. È su L'ambientazione è una comunque su luna, una non luna. è su Callisto, che è una luna di Giove. L'ambientazione è quella, almeno quello che sappiamo a giudicare dal nome, sembrerebbe, non so se poi sarà così, che sia ambientato tutto in quella luna di Giove che si chiama Callisto. Fatto sta però, sì, nel mondo di gioco è 300 anni dopo gli avvenimenti della grande guerra di PlayerUnknown's Battlegrounds, però sembra un riferimento un po' carino, cioè ci sta secondo me, ci Che sta. Poi il ovviamente ci saranno cognome riferimenti a Dead Space. di Isaac qual era? Clark. Clark, Ok, infatti Clark. c'era scritto IC was here. E comunque tanti riferimenti ovviamente a Dead Space, appunto, perché se hai notato dietro, sul collo, Sì, c'aveva il cosino della vita. il robino, esatto, tipo Rig Sì, e che nel invece gioco. su Dead Space era. Com'era su Dead Space? Era Era sulla schiena, verticale, era la proprio, era spina su tutta dorsale. esatto. Quindi questo già ti fa capire che alla fine il gioco sarà quello. Spero che abbia la stessa gestione della videocamera. E Spero di sì, che spero di sia sì. bello cacoso come. Che ti fa cacare sotto Dead come il Space. primo, Io perché. ho paura di una cosa, ritornando a quello che hai detto te, che comunque sapendo questa cosa qua, ho paura che non sia ambientato nello stesso mondo di gioco di Dead Space, ma che ci siano solo dei riferimenti. Perché mi viene da pensare a livello legale che la proprietà intellettuale di Dead Space non appartiene più a loro, purtroppo.
ma è di Electronic Arts, quindi non so se legalmente loro possano dire ok, continuiamo. Non lo so. Beh, come funziona, magari forse qualche... perché il mostro c'era, il mostrone Bruzzo. Sì, però non è un necromorfo. No, non è un necromorfo, però ecco, magari appunto 300 anni dopo si sono evoluti. Magari è anche evoluti. 300, non so quanti magari anni dopo è a Dead Space, però magari appunto si sono evoluti e sono diventati un po' più bellini. La vera storia è che dopo gli avvenimenti di Player hanno battuto l'uomo, ha iniziato a terraformare e ha trovato un marchio. Da lì sono nati i necromorfi e poi 300 anni dopo siamo in The Callisto Protocol. No, speriamo che, esatto, faccia cagare in mano, però su quello secondo me c'è da stare abbastanza tranquilli perché i creatori di Dead Space... A parte il 3, che non credo manco... Il 3 che... era un Call of Duty. No. Ma il 3 anche loro, secondo me, l'hanno sviluppato con i fucili puntati da parte di Electronic. Sì, sicuramente. Io credo che non avrebbero... Dopo il primo... E che il primo è stato amato e tuttora è amato dalla gente, non avrebbero fatto robe del genere. Perché già il secondo tendeva al terzo, come... stile, però già era comunque un abbastanza horror. Sì. Invece il terzo zero, mai un attimo di timore ho avuto nel terzo. No, manco io zero. Invece il primo ancora non ho avuto il coraggio di finirlo. So come finisce, eccetera, ma non ho ancora avuto il coraggio. Alcuni dicono il terzo che sia per colpa della COP, però secondo me se strutturavi bene la COP, per carità... risultava meno horror del primo, perché grazie, cioè sei da solo, e cioè scusa, sei in compagnia. Anche se io comunque una coppa del genere mi piacerebbe strutturarla con pezzi che si fanno insieme e pezzi che sei fate... diviso, cioè dovete fare insieme ma sono in punti diversi della esatto. nave o della esatto struttura. Il problema lì era proprio il genere di gioco, perché comunque mi rendo conto che anche se l'avessi giocato completamente da solo, cioè il mio feedback sarebbe stato lo stesso. È un action, non mi fa paura. Peccato. Grazie Electronic Arts per aver rovinato una vera saga che davvero stava facendo fatturare tanti bei soldini. Sì, quindi, ma... good job. Ora, io mi chiedo, i numeri, o loro hanno dovuto fare così perché i numeri erano molto bassi e quindi l'hanno voluto portarlo a più gente, o perché sono degli stronzi. Queste sono le uniche due cose, ma non credo che Dead Space il primo abbia fatto numeri bassi, anzi credo che il terzo li abbia fatti. No, però sai cos'è anche la cosa strana? È che, coincidenza, dopo il terzo Electronic Arts ha chiuso Visceral Games, quindi magari non vorrei che dietro ci fossero anche dei movimenti per far fallire una loro sussidiaria per chissà quali motivi, non lo so. Electronic Arts su questo è molto strana, cioè è abbastanza famosa per comprare aziende e farle fallire, come anche le saghe che portano, quindi no, purtroppo non è la prima volta che succede. Spero che comunque nel 2000, si parla del 2022 per Callisto, e spero che sia Dead Space, cioè l'unica cosa che posso sperare, e così rifaranno un mucchio di soldi, probabilmente già, cioè se è Dead Space supera già EA in incassi, visto che... EA si mangerà, no, anzi non si mangerà manco le mani, perché EA è l'azienda che fattura più di tutte nel settore videoludico, quindi non gli fa né caldo né freddo, maledetti bastardi. Loro sono tipo i classici italiani, bravi a buttarlo un culo. dire, no? Ma non so se avevi altre chicche, te ne tiro fuori due nel campo horror, che mi farebbe piacere sentire una tua opinione e anche una vostra opinione, ragazzi. Partiamo dalla prima, Outlast... Questo qui cooperativo, Tara, Outlast, non credo si chiami Outlast Tara, ha un nome preciso. Sì, che io non ricordo, te stai andando a leggere. Sto andando a leggere perché sono una persona molto informata. Allora, questa cosa di cooperativo si sa che è online o è un IA in gioco che ti aiuta? Te lo dico subito. Allora, è Outlast... Trials. No, sto vedendo se c'era già scritto multiplayer qua, che c'è già comunque su Epic Games, per esempio. Ah, sì. C'è scritto presto disponibile.
Però non trovo né giocatore singolo né multiplayer. Però deduco, essendo che è precisato che sia cooperativo, cioè gioca un The Last of Us 2 e non c'è scritto cooperativo, anche se sei sempre affiancato. Qua è proprio precisato, quindi sì, è multiplayer. È Allora, multiplayer. E... io non ho finito il 2 e sinceramente Ok. lo vorrei finire. Te l'hai finito? No, ma hai giocato perché mi ha fatto proprio cagare il Ah, no, 2. allora, alla fine è comunque Outlast, però non è il primo, ecco. Sì. No, non so se può essere perché comunque hanno, non sapevano che cosa fare nel 2 o noi che siamo stati abituati al primo, il secondo ormai ci sembra roba già vista. Non so se potrebbe essere Secondo questo. me, a me ha dato fastidio la banalità della trama. Outlast 1 era una trama carina, si parlava comunque di esperimenti che vennero anche fatti comunque, ormai è risaputo dalla CIA per quanto riguarda vari progetti, però ovviamente lì visti una chiave un pochettino più sci-fi, ecco, più horror con anche robe un po' di fantascienza. Il 2 è Paranormal Activity, che anche È lì col vero. genere di film ormai a scartavetrato i maroni, perché sembra che non si sappiano inventare nient'altro, e basta. Quindi no, mi sono proprio rifiutato di giocarlo, cioè, guardatevi Paranormal Activity, immaginatevi un gioco di quello, è la stessa identica cosa con il gameplay di Outlast. È Questo qua invece sembra di nuovo ritornare in manicomi, cose del vero. genere. Quindi chissà che magari potrebbe essere un seguito Del primo, magari del diretto del DLC. primo. O magari è un po' come il DLC, come dicevi te. Quindi siamo comunque Siamo prima. antecedenti, precedenti al primo. E siamo altri pazienti. E siamo insieme. E nel Non sarebbe male. mentre, noi facciamo quelle cose, c'è comunque magari un qualche riferimenti ad Outlast, magari a Sicuramente quello che sta a... succedendo. Esatto, non sarebbe male. Ora non sono molto informato sulla trama, non so manco se è stata divulgata o meno, però non mi dispiacerebbe. La cosa in cooperativa, secondo me, se è resa bene, ti potrebbe far lo stesso cagare in mano, eh. Sì, infatti, se resa bene, se come magari si pensa in un co-op figo di Dead Space che ti devi dividere. Perché se sei sempre insieme magari un po' d'ansia ti va via. O ti caricano d'ansia anche se sei in gruppo. Ok. Perché non è detto che se sei in gruppo è meglio di essere da soli. Oppure Esatto. non lo so, perché il co-op alla fine hai sempre un motivo in meno per stare un po' meno in ansia. Cioè, un Sì, motivo in meno per stare più in ansia. devono essere loro bravi a strutturarlo bene. È Sono possibile rancio. farlo. Cioè, questo vuol dire che se un gioco horror in cooperativa, se strutturato bene, sono dell'idea che ti possa mettere un'ansia a pari livello, magari, tanto Gippo è irradiato No, dal... davvero, c'ho il sole. C'è il sole in C'ho il sole casa? che sta proprio emanando luce gialla. Che Cioè, bello! proprio perché ci sono le tende, quindi è proprio luce gialla, e quindi sono giallo. Sei giallo, sei un Simpson. Non so come farmi diventare Sì, normale. fammi vedere se c'è qualcosa sulla trama. Al volo, proprio al volo. Non posso Se modificare no... la luminosità un po' il contrasto? No, comunque multigiocatore, su Steam c'è scritto, eh. Puoi giocarlo da solo o anche in compagnia, quindi non è prettamente solo cooperativo. C'hai anche la possibilità di giocarlo senza co-op, che ci sta. E... Stavo guardando degli screenshot e non so dove siamo. Ci sono delle città tipo Nuketown, vedo, ok? Tipo Nuketown. Sai quelle città finte, ok? Con i manichini. Sto vedendo questo dagli Sono diventato screenshot. normale. Ora sei ritornato normale, che bello. Quindi, boh, ragazzuoli, staremo a vedere. Staremo a vedere. Ah, c'è scritto forse la trama. È ambientato nella Guerra Fredda.
Le cavie umane vengono reclutate involontariamente dalla gente della Markov Corporation, quindi quella del primo Outlast, per testare metodi avanzati di lavaggio del cervello e controllo mentale. Secondo me Interessante. può essere un mega ritorno. Mi piace, è interessante. Interessante, mi piace. Quindi ci E sono un po' invece. di ruschi? Potrebbe essere. Non lo so, la Markov Corporation, non lo so. Vabbè, Vado bene, Markov era sa di qua. russo. Markov, Makarov. Ecco, tutti i collegamenti. Mentre l'altro di cui ti volevo parlare, che vado a vedere il titolo perché è un titolo. Ecco, Sons of the Forest, che sarebbe The Forest Andres 2. 2. E lì c'è una Hanno. data. Per adesso c'è scritto uscirà nel 2021 e non c'è tanto. Si è mostrato però il nuovo trailer, Sì. gameplay. Rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio, dove abbiamo soltanto detto ok, questo è il seguito di The Forest, perché i mostri erano molto simili. E sembra figo. Allora, tecnicamente, per quello che si vede nei trailer, sembra tanta tanta roba, sia a livello di animazioni, sia a livello Anzi, grafico. guarda, mandamelo. Anzi, me lo vado a Dai. cercare perché sennò sminchio OBS. E i mostri, Allora. perché hanno fatto vedere dei nuovi mostri, sembrano molto fighi. Quello di due No, settimane no. fa? 23 dicembre 2020 c'è uno È qua, però IGN? potrebbe essere. Non lo sto Vabbè, vedendo ce da l'ho quello di comunque Gianna, però potrebbe 24 dicembre. Allora, essere. Sì, eccolo vediamo. qua, sì, a questo comunque. Vediamo. Secondo me è tanta roba, tanta roba. Dura Poi finestra. io personalmente, non so voi, non so te G, il primo The Forest mi è piaciuto tanto. Credo che sia forse uno dei migliori survival. Sì, è stato molto bellino. Ora sto guardando. Ho messo qui anche su schermo il trailer. Così che la gente possa vederlo. Però abbasso un po' No, l'audio. sembra tanta roba. Beh, Sembra molto effettivamente sì, ok. È interessante. proprio The Forest. The Esatto, Forest. con E. delle figure in più. Davvero, figata. Ma perché c'è quella che trema di freddo con tre gambe, amica? O sei Non lo so. pazzo? È bella domanda, però la rivedi anche vicino al fiume. E ce l'hai anche insieme quando spari a quel mostro. Tra l'altro, Cazzo. mi chiedo, ma sta musica anni 80? Vero? Alla Molto Stranger Things? synth wave. Molto synth, esatto, synthwave. Boia, ma sembra Unreal. Sì. Bello. Spero che a sto punto abbiano usato direttamente l'ultimo engine dell'Unreal 5. Immagino di sì. Boh, ma se l'hanno annunciato qualche annetto fa, probabilmente no. O magari hanno Comunque. migrato sul nuovo, non lo so, boh. Però interessanti, hai anche le Però a armi da fuoco qui. me sbaglia le animazioni, guarda come portano il Sì. tronco, Ma come anche i sbattono contro i muri. mostri come sono più dettagliati e più ganzi. Sì. Mi Ok. sembra di vedere anche più armi, un taser, una Sì. balestra, oltre immagino che ci saranno Poi che le ti metti la maschera e sembra che ti confondi con loro. No, secondo Ganzi. me promette bene, Ecco, Gianni. sarà una nuova cosa da fare in live e te come The Forest. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo che non sia come The Forest al lancio, perché prima di vedere una trama solida comunque di The Forest nel passato di tempo, speriamo che già questo offra una bella campagna all'inizio. Sì, è vero, perché Vediamo. The Forest ha fatto un po' No Man's Sky, diciamo. Alla fine, Sì. inizialmente non facevi un cazzo, cioè dovevi solo sopravvivere. E tra Sopravvivere. l'altro, io lo comprai al day one. Quando ti facevi la casa, uscì, non Sì. potevi nemmeno salvare. Quindi uscivi, rientravi, dovevi rifare tutto da capo. Ah, non me lo ricordavo questa cosa. E Pensa a te. quindi inizialmente era così, era Ottimo. molto scarno, però ecco, ora hanno più idee e chissà se portano avanti un'altra storia, se sarà sempre con Timmy o boh, perché alla fine ti ricom finisce che Timmy si trasforma o diventa pazzo. Esatto, No, esatto. diventa grande e Ah, si diventa risveglia in grande, è vero, città.
nel suo appartamento. E scriverà comunque da ancora di matto. Chissà, magari è Timmy che vuole ritornare per cercare di curarsi, o magari è, può avere risposte in più. Storia. Magari è un prequel, cioè... Esatto. Chissà, perché comunque... Obiettivamente dell'organizzazione che c'è dietro all'isola che è insidiata su The Forest, che fa queste cose, noi non sappiamo assolutamente nulla. No, è vero. Quindi magari andremo ad approfondire certe dettagli. E Gipo, tu sei un po' multicolor ormai, cioè... Easy. Devo spendere easy. 2000 euro che non ho per una videocamera. Dovrei farlo anch'io, anche perché questa qua mi sta dando un botto di problemi. Vabbè, mi rimetto viola, va. Ritorna viola. Sì. Ma sai, io ne ho viste diverse di fotocamere. Tipo ce n'era una, mi appare la pubblicità su Instagram di questo qua. Migliora la tua qualità su YouTube o stream. Dico, ma vabbè, quanto potrà costare? 300, 400 euro? 2500 euro? Porca puttana, ci credo. Beh, migliora la mia qualità con 2500 euro. Vorrei anche vedere. Che cazzo? Ma porca miseria. Boh. Ai ai ai. Poi, te hai la Switch e sicuramente ti interessa questa cosa. C'è una demo aperta a tutti di The Monster Hunter Rise. Ah, quello nuovo? Quello nuovo. Ed è aperta fino alle ore 8 del primo febbraio. Oh, certo che mi interessa. Quindi ma c'è grazie. Un bel po'. Ma grazie, me la metto in download che appena ho un mezzo minuto della mia vita dopo questi esami. Anch'io lo dovrei scaricare, anche se non credo di avere il coso per l'online. Sì, ma scusa, credo ma se cioè, proviamocela poi insieme. Magari sì, ma posso giocarci podcast senza il tipo il plus, tipo l'abbonamento. La tua è una bella domanda. La tua è una bellissima domanda. Non lo so. Non lo so. Non lo so. E ora, tralasciando questo, comunque chi interessa, fino al primo febbraio appunto c'è, quindi se potete scaricatela e provatela. Ma ti hai giocato a Stalker? La saga? Sì, qualche Stalker. Giochicchiati, giochicchiati. Perché hanno annunciato il 2. Sì. Che sarà un'esclusiva PC e Xbox Serie X/S e sarà presente dal day one nel pass. Voglio vedere delle immagini. Voglio assolutamente non so vedere delle immagini. Se ci sono delle immagini più. Madonna quanto sono illuminato. Ma IGN 2 settimane fa, official in engine, gameplay teaser, 54 secondi. Ora, in engine non significa che è in game, eh. È con l'engine. No, game. No, esatto. È tipo, allora. Comunque dovrebbe uscire quest'anno, forse, spero. Sì. Wow, raga, ma... Graficamente... No, sono contento. Sono contento perché io li ho giochicchiati, non ho mai avuto il coraggio di finirli perché ho paura. Perché sì, mi fa... La saga di Stalker mi fa paura e la cosa mi piace, eh. Perché è quello che volevo da un gioco ambientato a Chernobyl. E sono contento. Sai cosa non mi dispiacerebbe? La butto lì. Si potesse giocare insieme a un amico. Sì, è vero. Quello sarebbe un ottimo pro, perché ci sta. Comunque il mondo di gameplay è veramente gigante. E ci sta a giocarlo in due. Secondo me è molto divertente. Io purtroppo non li ho mai finiti, ma li ho giocati tutti quanti. Sì. E comunque molto, molto belli. Classico Pripyat. Comunque, no, bello. Ma infatti, io anche ce li ho, mi sembra tutti e tre, Call of Pripyat, Shadow Chernobyl e Clear Sky, però mai finiti manco io, mai finiti. Stavo vedendo. Ma io più che altro perché mi sembrano un po' dispersive le missioni. Ora, chi ci ha giocato è finito e per le prime volte magari poteva pensare alla stessa cosa, però boh, mi sembrano un po' dispersive le missioni, non ci capisco una sega. Onesto, onesto. Stavo vedendo se c'era scritto multiplayer. No. Dai. Chi lo sa.
Non si saprà mai, raga. Non lo so, lo scopriremo. Lo scopriremo. Secondo me no, comunque. Perché tutti gli altri non lo sono e... Essendo che la saga di Stalker si basa molto sulla trama, un po' come potrebbe essere un Metro, ok? E secondo me non sarà multiplayer, però vabbè, ci può stare, quindi mi toccherà giocarlo da solo e non finirlo. Oh, bene o male, qualcuno farà la mod e ci si potrà giocare in coop, perché non so se per Call of Pripyat ci sia. Se c'è, se c'è una mod fatta bene, me lo gioco volentieri con te, lo sai? Nuova serie da subito. Portare. Mamma mia, Call of Pripyat. Già, comunque l'avrei dovuto dire all'inizio. No, l'avevo detto? Non lo so, che comunque questo sarà l'ultima puntata per questa stagione, tra virgolette. E poi riprenderò a febbraio, quando appunto riprenderò a lavorare, così che potrò caricare comunque i video regolarmente, grazie alla connessione in gelateria. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. E te che e stai sì, trovando? C'è una mod. Sì. C'è una mod. Sì, c'è una mod. Bisogna vedere quindi... se non esplode, perché c'è anche per Subnautica, però ha problemi. Ah, sì. Io guarda, l'unica mod cooperativa che ho giocato che è fatta bene, fatta veramente bene, è quella di Half-Life 1. E quella di Doom 3, che mi sembra che la giocammo anche insieme, quella lì. Oddio. Tempo fa, proprio. Eravamo i tempi che... Con chi? Con Draghetto Verde, non so se ti ricordi. Ricordo il nome, ma non mi ricordo bene. Guarda, ti dico soltanto che erano i tempi in cui non c'era né TeamSpeak, né Discord, si e si parlava Skype. Con Skype. Madonna. Quindi tanti anni fa, però era fatta veramente bene. Ragazzi, vi consiglio, se vi piace Doom o se vi volete recuperare il 3, se vi voleste recuperare il 3, di... magari giocarlo con un amico, perché è fatta veramente bene e vi divertite in quel modo. Comunque, e quindi niente, prossima season allora qua sì, la taverna. Praticamente sì, la prossima season. Ricordatevi che in descrizione c'è il link per le magliette, perché sono davvero, mi piace sto coso. Ma te le lavi normale? Lavatrice? Allora, l'ho messa due volte per adesso, perché sai, c'è una pandemia, non è che stia uscendo più di tanto. E quindi adesso la devo mettere, tra l'altro devo mettere in lavatrice adesso, la metto in lavatrice. Ma dura questa stampa, che sembra una di quelle stampe che poi dopo si sgretolano? Allora, se è come quella di Pumping, dura. Quella di Stranger Things, già che l'ho usata un bel po' di volte, l'ho messa a lavare altrettante bel po' di volte, e non si è mai rovinata la stampa. Quindi credo che la cosa sia una roba per quella, perché la qualità di stampa mi sembra uguale identica, anche sullo stesso tessuto. Provo, perché ripeto, l'ho messa due volte per un totale di tre ore ci ho fatto alla fine. Sì, perché l'ho messa in live, per questo. E adesso poi la metto a lavare e ti dico. Ok. Io credo che siamo arrivati alla fine. E noi ci rivediamo a febbraio. Questa puntata è durata un po' di meno, perché non ci sono notizie, veramente, veramente niente. E sicuramente la seconda stagione avrà un sacco di novità, a partire appunto da questo mixer, che si possono fare un sacco di cose molto giocherelloni, tipo quando Dylan fa una battuta c'è il badunch. Oppure quando fa una battuta che a nessuno interessa o fa ridere. Sì, ora si diverte così. Guardate com'è felice Cippo. E poi c'ho comunque anche le mie, tipo... Hello, motherfucker. Che questo la uso su COD. Quando uccido uno dal nascosto, attivo la voce e faccio hello, motherfucker. Poi c'ho il classico... Nani? Poi ce n'ho tante altre, ho fatto diverse cose, mi ci sono veramente divertito. No, immagino. E spero di riuscire a comprare anche il green screen, che è l'unico che io mi posso comprare, è quello dell'Elgato, per il posto che ho, e che comunque costa 175 euro. Io lo volevo comprare ora, ma e pensavo, vabbè, costerà 80 euro, me lo compro, invece no, 175 euro. Quindi...
Peccato, costicchia. Comunque lo prenderò, spero, prima di iniziare la nuova stagione, così che magari risistemiamo un po' anche tutta la scena, entrambi con il green screen, magari facciamo finta di essere dietro a un tavolo, comunque rifacciamo un po' tutto. Non sarebbe male. Guarda, ti dico, noi stavamo cercando un grafico proprio per fare una cosa così, per le nostre live su Twitch. Se riusciamo a trovarne uno, poi uso anche per il canale. Perché Twitch, a me piacerebbe, se magari c'è qualcuno che è arrivato fino alla fine ed è un grafico che sappi fare anche le GIF, delle belle GIF che siano molto fluide, non si vede lo stacco che riparte, di appunto una bella taverna un po' animata dove noi ci possiamo sedere al tavolo con il fuoco acceso. Esatto, avevo in mente la stessa identica cosa. Esatto. E sarebbe bellissimo. Qualcuno bravo, fateci sapere, listino prezzi. No, comunque, se scrivete nei commenti. E tra l'altro, visto che ci sta avvenendo un po' più di interesse per questo podcast dopo che ho ripreso a caricare qualche video di Tarkov, magari sarà perché ho ripreso ad avere qualche quel poco di visibilità e la gente dice oh, aspetta, fammi vedere. E niente. Cos'altro fa il buon Coop? E quindi nulla, spero anche che l'audio sia buono, perché non è la prima volta che registro con la nuova scheda audio, e quindi ribilanciare un po' tutto non è facile, anche perché questa mi fa una voce un po' diversa, e tra l'altro ora voglio provare a metterla un po' più... Ti fa una voce diversa, ma ti sento meglio rispetto all'altra volta, comunque. Sì, se io tipo me la faccio molto più, tipo in questo modo, cambia qualcosa? È meno forte. Meno forte? È leggermente meno forte, mi sembra. Perché ho messo che la forza è bella strong della voce e il tono è molto basso. Infatti usavo sempre toni bassi con... prima diciamo me lo faceva basso quando non utilizzavo niente, quindi so, ora voglio testare così me lo riascolto. E nulla, signori, dai, la cosa bella anche di questa scheda audio è anche che io posso collegare il telefono in Bluetooth e far sentire qualsiasi cosa, se magari poi trovo una bella playlist da mettere per tutto il podcast, così che anche Dylan lo sente, c'è un po' di sottofondo. Anche questo sarebbe ganzo. Oppure comunque farlo in post-processing come adesso. Comunque nulla, dai, siamo arrivati a 52 minuti, questa volta un po' meno lunga comunque, perché non ci sono novità. Speriamo che quando riprendiamo ci siano novità, o se no bene o male cambiamo un po' l'impostazione del podcast. Speriamo ci siano tanti ospiti interessanti. Vediamo un po'. No, quindi, anche durato poco, io devo scappare, che sì, c'ho deve riprendere il suo mese di studio intero. Mamma mia. Io voglio provare a farlo di nuovo. Che siamo arrivati alla fine, signori. È stato magico, è stato bello. E nulla. Speriamo che ci sia ancora più interesse da qui a febbraio. Se siete arrivati alla fine, hashtag io c'ero. Esatto, e a febbraio si riparte con la nuova season della Taverna Podcast. Quindi nulla, ragazzi, signori, ci si vede tra un mese. Divertitevi, state a casa, fate bravi. E ci si vede tra un mesetto nella nuova season. Quindi alla prossima, bellissimi. Però comunque ci saranno video di Tarkov, dai. Vabbè, no, quello sì. Magari anche insieme a Dylan quando può. Oh, poi è assolutamente. Così lo posso timpillare. Tarkov Horror, come avevamo sì, fatto. Che non c'è più quel video. Niente, signori, dai. Alla prossima, ciao, bellissimi. Alla prossima. Ciao.